fa ingresso la bandiera d'istituto del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Sacramento! Oh, senti! Onori alla bandiera d'istituto del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco! Ha ora inizio la cerimonia di giuramento. Fa ingresso il vice capo dipartimento, prefetto Antonella Scolamiero, e passa in rassegna il reparto, accompagnato dal direttore centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo, ingegner Guido Parisi, dal direttore centrale per la formazione, ingegner Gaetano Vallefuoco, e dal comandante dell'Istituto Superiore Antincendi, ingegner Emanuele Chianese. Chiamento! Senti, onori al vice capo dipartimento, prefetto Scolamiero. Bandiera d'istituto del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, banda musicale, allievi del secondo corso Fiamme Rosse, orchestrali del secondo corso banda musicale, pronti per l'assegno. Di base antincendi. Durante i difficili mesi del lockdown, gli atleti e gli orchestrali hanno continuato ad allenarsi ed esercitarsi presso le proprie abitazioni,
aderendo prontamente alle campagne «Io resto a casa» e «Distanti ma uniti», per senso di responsabilità nei confronti di se stessi e della collettività, consapevoli della necessità di attivare il distanziamento sociale nel rispetto delle norme emanate dal governo in merito al contrasto della diffusione del coronavirus Covid-19. Purtroppo uno degli atleti in prova delle Fiamme Rosse, il nuotatore Fabio Lombini, ci ha lasciato prematuramente il 31 maggio, perendo a seguito di un incidente di volo occorso fuori servizio durante una giornata libera dagli allenamenti. Dopo il giuramento, gli atleti entreranno a pieno titolo a fianco dei colleghi più anziani, con l'obiettivo, attraverso i risultati sportivi, di accrescere il prestigio del corpo e del nostro paese, mentre gli orchestrali entreranno a pieno titolo a fianco dei colleghi più anziani della banda musicale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che, attraverso le sue esibizioni in concerto, porta un valido ed insostituibile veicolo della cultura musicale durante tutte le attività istituzionali del corpo. Prende la parola il direttore centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo, ingegner Guido Parisi. Schieramento, attenti! Comandante, via riposo. Schieramento, riposo! Signor vicecapo dipartimento, colleghi e colleghe, benvenuti nell'Istituto di Antincendi, Scuola di Alta Formazione. Cari allievi, nel portare il saluto del capo del corpo, vi dico ben ritrovati a conclusione di questo corso di ingresso che è stato particolarmente segnato da un evento imprevedibile ed eccezionale. Una pandemia che ha distrutto, ahimè, migliaia di vittime di tutto il mondo. Però la vostra presenza fisica in questa aula fa significare che il Paese Italia sta ripartendo nella sua quasi normalità, perché rivolgo un caro saluto ai vostri familiari che assisteranno a questa cerimonia a distanza, per indicare che ancora dobbiamo osservare le misure di prevenzione che ci vengono raccomandate dal mondo della sanità. Come sapete, e come abbiamo ricordato, in questa manca una postazione, cari colleghi, la postazione quella di Fabio. Fabio che vivrà sempre nei vostri e nei nostri ricordi. Ciao Fabio, tu sicuramente ti stai guardando dall'alto, in quel distanziamento speciale del Vigile del Fuoco che è presente anche nel Paradiso. Come sapete, durante questo corso, questa cerimonia, se questo si conclude con una cerimonia solenne, quella del giuramento, in cui investirete fedeltà al Stato italiano, nel rispetto dei valori del Corpo Nazionale del Gelforo, che da 80 anni ne testimonia attraverso un elevato spirito di sacrificio, spirito di solidarietà e alto senso di protezione che è rappresentato simbolicamente dal nostro regno. Ma sono convinto che questi valori saranno arricchiti dai valori che voi portate dalla vostra attività professionale, perché sia il mondo dello sport sia il mondo della musica si caratterizza per valori quali l'armonia, quali il rispetto delle regole, lo spirito di collaborazione e sacrificio. Quindi sono valori aggiuntivi. Sono convinto che durante il periodo che avete fatto in convivenza a Cavannelle avete invece condiviso anche alcune riflessioni. Certamente non mi riferisco alla sentenza di Giuliani che diceva mens sana, corpo è sano, ma piuttosto a quelle espressioni che spesso amava ricordare un grande filosofo della Grecia, Aristotele, che diceva che la ginnastica cioè, sviluppa un elevato senso di coraggio, ma che deve essere temperato dallo studio della musica, perché così è in eccesso e favorisce quell'equilibrio che è base fondamentale anche per un bravo vigile del fuoco. Quindi questi valori sicuramente sono importanti e sono convinto che li sapete coniugare assieme ad altri valori comuni che abbiamo con il mondo della musica e dello sport,
mi riferisco a quella universalità, trasversalità che non ha confini nel tempo e nello spazio. In queste ore i nostri bravi ragazzi stanno operando a Beirut, in Libano, insieme a tante altre squadre di Vigili del Fuoco, di tanti paesi stranieri, che parlano tutti lo stesso linguaggio, il linguaggio del soccorso. Ecco, con queste riflessioni, ma voglio concludere ricordando un insegnamento che mi ha dato un grande capo del corpo, un vostro servizio, che a chi è stata dedicata a quest'aula, Giorgio Mazzini. Noi spesso, e a cui dovete essere grati, perché ha fortissimamente voluto, e come se fosse un vostro padre deputativo, perché ha voluto l'istituzione sia della banda del Corpo Nazionale di Geofo, sia del gruppo sportivo Fiamme Rosse. Ecco, lui spesso mi ricordava che il termine Vigili del Fuoco è declinato al plurale, proprio perché è l'importanza di essere squadra, cioè la nostra vera forza del corpo sociale è l'essere squadra. E quindi sappiate onorare quello che io amo definire uniforme piuttosto che divisa, che indossate, perché è il simbolo davvero di unione, mentre la divisa di per sé può essere interpretata di separazione rispetto alla collettività che dobbiamo comunemente servire. Viva Italia, viva i Vigili del Fuoco! Prende la parola il vice capo dipartimento, prefetto Antonella Scolamiero. Schieramento! Oh, tanti! Schieramento! Riposo! Sarete premiati, perché sicuramente sarete premiati. Siate orgogliosi.
andate in guerra, cioè fate capire che voi siete uomini del corpo nazionale. Poi lei l'ha fatto con molta attenzione, ma con molta determinazione, un cartone elettronico, senza volta. Un cartone che voi non ricordate perché era un cartone di cinefondo di tantissimi anni fa, lo chiamavamo Grillo, perché era un proiettore di Grillo, un ragazzetto piccoletto, magretto, bravissimo. E ogni volta che lo intervistavano, lui rispondeva: allora, innanzitutto io sono un vigile del fuoco. E questa era una cosa che ha fatto conoscere incredibilmente ancora di più l'attività del Corpo Nazionale. Pertanto, quando sarete tornati, vi prego, andate in divisa, siate orgogliosi, perché voi rappresentate un'istituzione. Guardate, io ho fatto il prefetto in sede, ho fatto un sacco di esperienze, un sacco di funzioni ho svolto, ma la partecipazione emotiva che ho provato quando ho diretto uffici del Dipartimento, oppure quando abbiamo avuto problemi in sede che i vigili furono hanno aiutato a risolvere, questo non si dimentica mai. Lo so che voi siete diversi dal personale operativo, però siete vigili furono esattamente come loro e rappresentate, continuo, lo ripeto, il Corpo Nazionale. La cosa che vedranno probabilmente ancora di più i colleghi orchestrali è che quando andranno nelle manifestazioni si sentiranno le grazie dal CEP. L'abbiamo visto l'altro anno nei giorni, nelle varie manifestazioni che sono state svolte per l'ottantesimo anniversario dell'istituzione del Corpo Nazionale. Siamo stati in 8-9 città. Beh, voi dovete vedere come è stata apprezzata non solo della bravura e della professionalità, ma come è stato apprezzato il corpo per il comportamento della banda. Il direttore della banda mi diceva: guardi prefetto, non pensavo che la gente dopo la manifestazione ci fermasse per strada e ci dicesse grazie, perché ringraziando gli orchestrali che avevano fatto la manifestazione ringraziavano tutti i vigili del fuoco. Pertanto veramente voi avete un compito per andare avanti. Certo, i colleghi operativi fanno un'altra cosa, ma voi rappresentate lo sforzo, l'abnegazione, la professionalità dei colleghi operativi. Pertanto veramente in bocca al lupo per tutti e poi viva il vigile del fuoco. Il direttore centrale per la formazione, ingegner Gaetano Vallefuoco, la lettura della formula del giuramento. Schieramento! Attenti! Bandiera d'istituto in posizione per il giuramento. Si presenti la bandiera! Prepararsi per il giuramento. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'amministrazione per il pubblico bene. Atleti del secondo corso Fiamme Rosse e orchestrali del secondo corso Banda Musicale, lo giurate voi? Giuro!
schieramento, riposo! La bandiera d'istituto lascia il luogo della cerimonia. Schieramento, attenti! Onori alla bandiera d'istituto del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Casomai dopo andiamo un attimo prima al buffet. Ti facciamo rientrare.